Ben ritrovati di nuovo su ReviewU. Oggi vado a recensire insieme a voi l'olio lubrificante della Braun per i rasoi. Io ho un rasoio serie 9, mi trovo bene ormai da un anno che lo uso e se volete vedere la recensione andatela pure a vedere. Comprato su Amazon, fenomenale, con la stazione di pulizia inclusa. Non ho ancora cambiato la testina e vi spiego il segreto, ovvero innanzitutto pulirlo ogni volta dopo l'utilizzo nella stazione di pulizia e poi andare ad applicare l'olio lubrificante. L'olio lubrificante l'ho comprato su Amazon, vi lascio il link in descrizione, tre flaconcini, scusatemi, come vedete sono appena a metà, pur mettendo l'olio lubrificante più o meno una volta a settimana, alcune gocce sul... Adesso vi farò anche vedere come si va a inserire, però comunque normalmente utilizzandolo è passato quasi un anno e ancora ho due flaconcini pieni. L'ho pagato 18 euro, è un prezzo competitivo rispetto magari ad altri tipi di olio che si trovano su Amazon, che si spacciano magari anche per Braun e che poi però vi vanno a rovinare la testina, vi vanno a rovinare le lame. Quindi spendeteli 18 euro ma fidatevi che avete un olio di qualità della stessa casa produttrice. Poi leggevo, no ma è fatto in Cina, made in Cina, di qui di qua. Se andate a guardare, adesso non mi mette a fuoco, però c'è scritto proprio made in Germany, andate magari a zoomare voi perché non mi metta a fuoco. E non è arrivato come sul sito nelle confezioni di cartoncino, ma in questa bustina di plastica, poco importa, quello che importa è comunque che faccia il suo dovere, è in odore e vi permette veramente di avere una lama ottimale e quindi avere una corretta manutenzione. Come si va a applicare? Accendete il vostro rasoio, che può essere un serie 9, un serie 7, comunque un rasoio della Braun, svitate e poi andate a posizionare alcune gocce sulla lama, quando è ovviamente acceso. Due, tre, quattro. Muovete un po', e non dovete neanche andare a toccare col dito o con panni eccetera, automaticamente l'olio va a fare il suo lavoro. Ricordatevi che già nella stazione di pulizia c'è comunque un po' di olio lubrificante nel liquido verde, anche lì avevo fatto la scorta di liquidi per la stazione di pulizia. Se volete andare a vedere anche qua l'offerta che avevo trovato con tutti i liquidi per pulire il rasoio, trovate comunque la recensione nel mio canale. E devo dire che a distanza comunque di un anno, ripeto, mi sto trovando bene con questo rasoio, non dà problemi, la batteria dura, è facile anche da portare tramite la custodia e l'olio è veramente un'ottima spesa, quindi vi consiglio di farla. Se avete domande sono qui, non esitate a pormele e vi saluto.